venete. Volevo chiederti, questa è una serata un po' particolare, come ti senti a presentare una serata in cui i videogiochi si uniscono alla beneficenza? È una bellissima occasione ideata dal gruppo Zegna per aiutare la ricerca scientifica di Telethon. E come l'ha fatto? L'ha fatto giusto in questo nuovo millennio con la grande tecnologia, le macchine di gioco virtuali, e per questa occasione ha creato un campionato con questi giochi virtuali, ha invitato veri campioni olimpici e anche personalità del mondo dello spettacolo a sfidarsi in questi giochi, quindi veramente un'idea molto originale. Guarda, devo dirti una cosa, per me la vita è un gioco, però io non sono molto brava con i giochi, e sarà un gioco di parole, però io mi ricordo con lo sport, sempre ho fatto danza classica, mi piace molto ballare, però con lo sport sono sempre stata una frana. Mi ricordo la mia voglia di imparare a giocare tennis e sempre finivo veramente malissimo. Alla fine facevo la cheerleader quando giocavano, non so, pallavolo, quelli che fanno l'animazione ballando, perché sono una persona molto entusiasta, molto ottimista, però con gli sport non è che sono molto brava. Con i giochi così virtuali anche lì devo veramente imparare, perché anch'io ho una certa età, diciamocelo. Adesso vediamo se quando avrò un bambino mi insegnerà a entrare in questo nuovo mondo così affascinante, questo mondo così virtuale, nonostante io amo il mondo reale. Viva la realtà! Ecco, bravo, un bambino, è questo che vorrei che desidero di più. Mi auguro che sia finalmente in questo anno che si possa avverare il mio desiderio della maternità. Guarda, io ho un sito internet, anzi vi invito anche a contattarmi. Questo sito mi sono divertita molto a organizzarlo, è www.melvarrufo.com. Mi sono divertita molto, mi sono ripromessa di prendere lezioni con un professore per imparare a navigare, a fare un'abitudine di poter, non so, curiosare in questa nuova opportunità, in questa rivoluzione tecnologica che ha fatto diventare il mondo, come si dice in spagnolo, un pañuelo, un fazzoletto. Quindi io trovo che sia molto interessante, molto comoda, molto pratica e un'ottima soluzione anche per creare nuovi posti di lavoro. Quindi mi sembra che sia una cosa molto che ci porterà molto bene a tutti quanti. Grazie, ciao. Arrivederci.